Mi chiamo Antonio Tessitore, ho 35 anni e da 8 sono affetto da SLA. Se mi guardate, credo sia facile rendervi conto che il mio corpo è interamente paralizzato. Inoltre, non voglio insegnare ai medici il loro mestiere, anche se una cosa ve la dico. Ancora oggi esiste un ritardo medio diagnostico di 12 mesi tra l'esordio clinico e la diagnosi di SLA. Questo ritardo diagnostico ha rilevanti implicazioni per il paziente e la sua famiglia. Infatti è impossibile attivare gli interventi di sostegno e le cure mediche se manca la diagnosi. Questo ritardo diagnostico è comune ad altrettante malattie rare. Un altro problema è l'assistenza che richiede una nuova mentalità. Una mentalità più aperta a collaborare e fare rete. Ho capito che le mie lotte possono essere utili non solo a chi è malato di SLA, ma, più in generale, anche ad altre persone affette da malattie rare. Per questo motivo ho aderito al Coremar Campania. Il Coremar è un comitato di coordinamento tra associazioni autonome regionali e referenti regionali di associazioni nazionali, persone e familiari di malati rari che vogliono fare rete, realizzare un'alleanza operativa e creativa tra le tante realtà di volontariato che sul nostro territorio regionale si occupano di malattie rare e di patologie croniche e degenerative. Vogliamo mettere a disposizione la nostra esperienza e la nostra volontà per fare sentire la nostra voce, i nostri bisogni, le nostre richieste, lì dove si fa la programmazione degli interventi per i malati rari. I percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali sono uno strumento essenziale per venire incontro ai bisogni, ma vanno resi operativi. Ciò comporta un impegno della nostra regione. Un impegno di risorse umane e finanziarie che, sappiamo, esistono ma non sono state ancora efficacemente collocate. La malattia talvolta, diceva Pirandello, ci rende egoisti. Come possiamo superare questo egoismo? Un egoismo che blocca le risorse per me e per tanti altri malati rari nella nostra regione. Secondo il mio modestissimo parere, dobbiamo solo applicare un principio molto semplice. Ed è quello dell'equità verticale. Secondo questo principio, gli individui con peggiore stato di salute o con maggiore bisogno devono venire trattati più favorevolmente. In base a questo le risorse devono, ripeto devono, non possono ma devono essere collocate secondo i bisogni delle persone più sfavorite. Non lo dico io, ma è scritto nero su bianco. Scusate il gioco di parole, nel libro bianco sui principi fondamentali del Servizio Sanitario Nazionale, chi deve vigilare sull'applicazione di questo principio? A mio avviso, noi stessi. Noi che siamo malati abbiamo il dovere di vigilare, e il Coremar di cui faccio parte lo farà. Ma chi deve dare applicazione a questo? Io credo che i nostri governanti regionali siano i principali tutori di questa situazione generale. Infatti oggi alle regioni viene assegnata la responsabilità totale della programmazione e del governo per la tutela del diritto alla salute. La mia salute è come quella di tutti i malati rari di questa regione. Spero di essere stato chiaro e di aver dato un contributo alla discussione. Inoltre non posso fare a meno di ringraziare il presidente del Coremar, Orfeo Mazzella, per la sua indiscussa tenacia verso i più deboli. Vi saluto e vi ringrazio. Scusatemi se mi congedo subito, ma capirete che le mie condizioni fisiche necessitano di cure casalinghe e rianimatorie. Ed ora devo rifare 80 km per il rientro. Vi ringrazio ulteriormente e vi auguro un buon lavoro.